Ciao Revolution, ben arrivati. Io sono la zia Fitness e anche questa sera vi do il benvenuto dagli studi Revolution di Milano Downtown. È un lunedì sera magnifico, abbiamo terminato la nostra giornata e possiamo fare in modo che termini ancora meglio attraverso questa pratica di stretching da 20 minuti livello beginner. Se questa è la prima volta che ti affacci in questo meraviglioso mondo ed entri a far parte della nostra community, ovviamente aspettati grandi cose, ma non dai lay trainer, ma da te stesso. Lavoreremo con l'aiuto di un tappetino su cui sono comodamente seduta, quindi ti prego di adagiarti sullo stesso anche tu. Qualora dovessi averne uno, andrà benissimo anche un asciugamano o una superficie comoda dove poter posizionare il tuo corpo. Munisciti anche di borraccia in alluminio per idratarti qualora ne avessi la necessità e di un piccolo asciugamanino non solo per tergere il sudore ma anche eventualmente per accompagnare alcune delle tue posture. Gli esercizi saranno basici e saranno assolutamente alla portata di qualsiasi livello. Tutto verrà comodamente guidato dalla tua respirazione. Io sono seduta a gambe incrociate, ma se dovesse essere troppo costrittiva per te questa posizione, potrai tranquillamente distenderle dritte avanti a te e mettere a supporto del tuo sacro l'asciugamanino utilizzandolo come un cuscino arrotolato. Decidi tu. Io ti aspetto qui. Rilassiamo le braccia. Proviamo a lasciarle cadere lunghe e a far sì che i gomiti si adagino dolcemente sulle ginocchia. Le dita delle mani sono libere. I tuoi occhi, se vuoi, possono tranquillamente socchiudersi. La prima parte, tendenzialmente, cerchiamo di concentrarla sulla mobilità per risvegliare un po' il nostro corpo, ma questa sera voglio partire così come ci sarà scritto all'interno della descrizione della classe, dalla respirazione. Quel gesto così naturale che tendenzialmente viene addirittura dimenticato da quanto è assolutamente facile da vivere e anche da compiere. Accompagna ogni singolo movimento del nostro corpo e ogni azione all'interno della nostra quotidianità, quindi impariamo ad ascoltarlo, a farne tesoro e ad utilizzarlo anche per rilassarci. L'aria entrerà dal naso, ossigenerà tutti i nostri tessuti e a filo uscirà dalla bocca. Mano a mano che questa operazione si ripete nel tempo e quindi la portiamo avanti per 3-5 respiri, cerchiamo di sentire, ascoltare e avvertire tutto il percorso che l'aria a questo punto compie per poterci attivare. Rinfresca le narici, dà vigore al collo, fa vibrare le braccia, la pancia e perché no anche le gambe. E poi nel percorso inverso, anziché arrivare alle narici, esce dalla bocca. Una volta compiuto questo gesto per 3-5 respiri, come dicevamo, potete aggiungere il movimento delle braccia e accompagnare le stesse distese oltre al capo, mantenendo sempre gli occhi chiusi. Espiro le braccia, le lascio cadere e nuovamente i polsi si adagiano alle ginocchia. Ancora uno, disegniamo un bel cerchio. Le braccia vanno oltre al capo distese, rimaniamo con gli occhi chiusi, poi espirando le braccia scendono, disegnano un cerchio nel senso opposto, i polsi si appoggiano. L'ultima volta, inspiro, mantengo le braccia distese, apro gli occhi, guardo dritto avanti a me e con dolcezza vado piano piano ad oscillare da una parte e dall'altra, quasi accompagnando il mio corpo agevolmente prima da un lato e poi dall'altro, eliminando ogni tensione. La zona lombare da prima potrebbe sembrarvi un minimo compatta, in realtà la lasciamo andare piano 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 e facciamo in modo che il tutto si proietti verso l'alto. Ci fermiamo al centro e lasciamo cadere le nostre braccia pesanti. Andiamo con la schiena a terra. Non vi chiedo come va perché, insomma, ci siamo concentrati sulla respirazione, ma siamo stati anche molto molto attenti a risvegliarci nella maniera corretta. Ok, ora cerchiamo di avvertire tutto il nostro corpo bello,
pesante sulla superficie su cui è adagiato. Le braccia in questa fase sono leggermente distanziate dal busto, ma i palmi delle mani sono ben ancorati a terra con le dita distanti tra loro. Un paio di respiri, a sentire tutta la parte posteriore del nostro corpo ben adagiata sul tappetino, poi prima la gamba destra, poi la gamba sinistra o viceversa, vanno piano piano a raccogliere le ginocchia al petto. Le dita dei piedi sono rilassate e senza alcuna pressione lasciamo che sia semplicemente la gravità ad accompagnare le ginocchia stesse verso il petto. La zona lombare è ben adesa al pavimento. Gli occhi sono chiusi, la respirazione è profonda. Piano piano, avendo cura semplicemente di scivolare da un lato con le ginocchia vicine tra loro, facciamo in modo che le stesse raccolte sviluppino un angolo diverso rispetto al nostro tronco. I piedi sono l'uno sull'altro, le ginocchia l'uno sull'altro, il bacino è privo di costrizione, le spalle sono a terra e sono lontane dalle orecchie. Le braccia continuano ad essere leggermente distanziate dal resto del corpo, gli occhi chiusi, la testa e lo sguardo, nonostante le palpebre chiuse, orientato verso il soffitto. Diamoci tempo, ascoltiamo bene il respiro, poi rimanendo in questa posizione, volgiamo lo sguardo ruotando il capo dalla parte opposta verso la mano appunto opposta alla direzione delle nostre ginocchia. Man mano che il respiro si farà più profondo, le gambe come se si appesantissero rispetto al suolo. E ovviamente l'allungamento sarà maggiormente efficace. Dopo un paio di respiri privi di tensione, torniamo con il capo al centro e semplicemente andiamo a ruotare e ad invertire la direzione d'appoggio delle nostre ginocchia dalla parte opposta. Assicuratevi sempre che le gambe siano l'una sull'altra. Se avete iniziato a destra, ovviamente ora ci ritroviamo a sinistra e viceversa. Un paio di respiri qui, poi, esattamente come abbiamo fatto poco fa, il capo ruota dalla parte opposta rispetto alla direzione delle ginocchia. Spesso vi chiedo di mantenere gli occhi chiusi perché, annullando un senso così importante come quello della vista, si riesce a dare priorità all'ascolto, che in questo caso deve essere per il 95% concentrato sulle vostre sensazioni corporee, per il 5% restante sulle mie parole. Torniamo al centro con il capo, poggiamo bene la parte posteriore della testa a terra e torniamo al centro con le nostre ginocchia leggermente flesse, distanziamo le stesse tra loro e andiamo a compiere un leggero movimento ruotando prima da un lato poi dall'altro, eliminando quel poco di tensione e di staticità creata chiaramente dalla posizione che abbiamo poco fa mantenuto ed eseguito anche. Ci fermiamo al centro, rilassiamo bene la schiena e, scegliendo un lato, torniamo esattamente come prima,
una piccola spinta di una delle due mani e ci troviamo in posizione tipo sirena di Copenaghen, ecco, per farci un'idea di quello che deve essere. Come state? Ora, dopo esserci chiaramente sincerate di non aver rovinato la nostra meravigliosa coda nonché pinna, distendiamo le gambe dinanzi a noi. Proviamo a fare questa cosa. Muniamoci del nostro asciugamanino, che in questo caso ci aiuterà un sacco ad allungarci a dovere. Afferriamo l'asciugamanino da entrambe le estremità. Flettiamo leggermente le ginocchia portandole verso il busto. L'asciugamanino va oltre le piante dei piedi e andiamo piano piano a far scivolare i talloni dritti avanti a noi. Ci fermiamo laddove le ginocchia sono completamente distese oppure laddove non sentiamo tensione nella parte posteriore delle nostre gambe, perché lì avverrà parte dell'allungamento. Inspiriamo. Allunghiamoci bene prima verso il cielo, poi buttiamo fuori, flettiamo leggermente i gomiti e ci chiudiamo a libro verso le ginocchia con il nostro capo. Non pensate di chiudervi disegnando una C con il dorso, ma pensate di allungare bene la schiena, creare spazio con il petto e quasi tuffarvi in avanti. Ovviamente, se questa posizione dovesse essere troppo costrittiva, guardate me, andiamo a flettere leggermente le ginocchia, ok? Dobbiamo sentire l'allungamento a poco della parte posteriore delle nostre gambe, polpaccio, femorale, in parte un po' anche il gluteo e ovviamente la schiena che accompagna. Se le ginocchia sono distese, andiamo verso le tibie. Con la fronte stiamo lì 4 3 2 1. Il mento va al petto, rilassiamo la presa, snoccioliamo la colonna una vertebra alla volta, eliminiamo il nostro asciugamanino portando le piante dei piedi verso il tappetino, i palmi delle mani in appoggio, andiamo a erigere il nostro corpo verso l'alto come un monumento. Adesso ve lo chiedo, come state? Perfetto. Sempre movimenti molto ponderati e non troppo bruschi, ok? Quindi cerchiamo di essere molto fluidi. Portiamo le mani ai fianchi, a questo punto andiamo a sciogliere un pochino eventualmente anche la rigidità delle anche del bacino, disegnando dei piccoli cerchi, prima da un lato e poi dall'altro. Questi sono dei movimenti basilari che, a prescindere dal fatto che voi possiate eseguire con un trainer di fronte, che posso essere io o qualsiasi altro collega live trainer, se tenete a mente potete ripetere in qualsiasi momento della vostra giornata, quando pensate di averne bisogno, soprattutto se conducete una vita particolarmente sedentaria. Lasciate le mani ai fianchi, distanziate oltremodo i piedi rispetto a come stavano, bene le piante degli stessi a contatto del pavimento. Inspiriamo, espiriamo, ci flettiamo chiudendoci a libro, il bacino va all'indietro, le mani piano piano scivolano verso il pavimento e cercano il punto più lontano. Abbandonatevi completamente. Mi metto di lato solo per farvi vedere questa cosa. Se dovesse esserci troppa rigidità e non riusciste con le mani a toccare il pavimento, nulla vi vieta di flettere leggermente le ginocchia e di andare a cercare il punto più lontano. Mano a mano che la vostra muscolatura si renderà più allungata, potrete andare a cercare la distensione delle ginocchia, andando sempre a pensare di portare il peso del corpo all'indietro. Pesante il capo,
lunga la schiena, mento al petto, disegno un piccolo C con il dorso, snocciolo la colonna, una vertebra alla volta, scivolo verso l'alto. Eccoci qua. Rotiamo leggermente le nostre spalle all'indietro per andare a lavorare un minimo in apertura. Sull'ultima rotazione ci fermiamo, distendiamo il braccio destro in avanti, pinziamo con il sinistro e ruoto con il capo dalla parte opposta rispetto al braccio che ho allungato. Non pensate di andare lontano con il braccio, ma pensate di avvicinarlo bene alla spalla. Io, impegnata a non ridere degli strafalcioni che riesco a pronunciare facendo stretching, considerando che la regia non perde occasione per farmeli notare. Cheat. Sto respirando, vedete come medito. Torniamo al centro con lo sguardo. Utilizziamo le braccia come se fossero le lancette di un orologio ed invertiamo il senso. Prima sistemiamo le braccia, poi andiamo a ruotare il capo dalla parte opposta. Ricordate, è la spalla, il deltoide, che si deve liberare dalle tensioni attraverso questo esercizio. Se doveste sentire troppa fatica, troppa tensione a livello della zona lombare, potete scaricare un pochino il peso andando a leggermente flettere le ginocchia, altrimenti distese le nostre gambe. Prima il capo, poi lancette di un orologio salterello e torniamo a guardare dritto avanti a noi. Un bel respiro, molleggiamo sulle ginocchia, mi allungo, lascio libere le dita, abbasso le spalle, semplicemente vado ad allungare la schiena una vertebra alla volta, sentendo bene le stesse che si distanziano tra loro. Allungo il respiro, sempre di più. Non lascio cadere le braccia. Ancora un respiro. E poi, ruotando leggermente le mani come se fossero due piccole palette, accarezzo l'aria e vado a lasciarle libere e pesanti lungo il busto. Il capo si flette in avanti, il mento si adagia al petto e vado ad allungare il tratto cervicale. Proviamo a non compiere alcuna pressione sul tratto cervicale stesso. Proviamo ad allentare ogni singolo sentore di costrizione respirando a fondo, senza dondolare avanti e indietro, rimanendo focalizzati sulla centralità e la stabilità del nostro corpo. Dal petto il mento piano piano si allontana, torno a guardare dritto avanti a me, apro gli occhi, inspiro, unisco le mani a preghiera, espiro e dedico l'ultimo inchino a voi. Revolution. Questa è stata una pratica veramente molto molto basica, incentrata sulla stabilità e sulla respirazione.
Due variabili che sembrano assolutamente scontate, ma che spesso durante la nostra quotidianità ci dimentichiamo di gestire. Se siete live, vi auguro un buon proseguimento di serata. Se invece mi sceglierete on demand, vi auguro comunque di tornare alla vostra quotidianità con un po' di relax in più. Ricordate che la Zia Fitness vi vuole bene, pensa al vostro benessere e vi aspetta qui all'interno degli studi di Milano Downtown per un altro entusiasmante workout o anche per un po' di relax. Ad maiora semper. Ciao!